Bentornati sul canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di Mario Kart 8 Deluxe. Siamo su Nintendo Switch e io sono qualcosa di antiestetico che proprio non si può vedere. Non so manovrare il Vespino perché abbiamo Schello Bowser sul Vespino, ragazzi, quindi tanta roba. Tra l'altro noterete anche tra un po' che cosa ho scelto per planare. Lo vedrete a breve che cosa ho scelto ed è una cosa che non si può vedere, proprio antiestetica e dire poco. Intanto sto avendo abbastanza fortuna perché mi sono capitati un sacco di turbo. Ok, mi ero visto arrivare un guscio rosso tra capo e collo e ho detto perfetto, siamo fregati. Invece a quanto pare no. Vai Schello Bowser, anche l'impennata. Mamma mia, Peppino 10, sono tre gli italiani. Peppino 10, amore mio, e Marco 86. Se non ho visto male, vai grandi. Siamo dietro a Peppino che nella gara precedente ho visto era arrivato secondo. Io l'avevo fatta da spettatore. No, era arrivato terzo, credo, o secondo o terzo, ma aveva avuto una sfortuna sfacciata perché fino alla fine era in seconda posizione tranquillo, poi ha ricevuto gusci, tutto, praticamente gli hanno buttato addosso qualsiasi cosa possibile e immaginabile e poveraccio ne ha fatta. Allora, avevamo una buona opportunità di non perdere troppo tempo, ok? È andata meglio del previsto, decisamente meglio del previsto. Vi ringrazio tantissimo per avermi spiegato come... Oddio mio, come funziona l'elettricità. Finalmente in che modo ritorniamo, in che ordine si ritorna vivi, chiamiamolo così. Quindi grazie mille, grazie di cuore davvero. Qui intanto gusci verdi che passano ovunque. No, Peppino, perché... No, Marco 86, dannazione, ma che diamine mi fai? Ok, d'accordo. Andiamo un po' se riusciamo a ristabilire un attimo la situazione. Peccato perché... Oh mamma mia, quanto c'è mancato che non mi prendesse pieno. Intanto ho ripassato qualcuno, non so se era il tizio che era primo o altro. Io questa gliela lancio, ma forse era meglio se lo tenevo per difesa, in quanto al momento quel guscio non è che possa fare troppo. Vai così, spostati. Mamma mia, quanto abbia rischiato. Quel guscio blu, se non mi arrivano 20 miliardi di gusci rossi addosso, potrebbe essere molto molto comodo. Tutto sta a vedere un po' quanti gusci rossi eccetera mi arriveranno tra capo e collo. Invece no, ok, siamo arrivati secondi. Chi ha vinto? Chi è il vincitore? Forse Marco? No, chi diamine è che ha vinto? Forse un italiano davvero. Magari ce l'abbiamo fatta, dai. Comunque seconda posizione con un coso del genere non l'avrei mai neanche sperato, manco per sbaglio. Grande! Marco 86 si prende la vittoria. Noi secondi, amore mio ottavo, Peppino decimo nono. Ok, prossima gara. Di italiani è rimasto solo Peppino, siamo nel Baby Park. E qui sarà una tragedia vera e propria, perché ragazzi, le sfide che non vengono fuori qui nessuno lo sa. Allora, se non l'avete provato non potete capire, veramente una tragedia assurda. Succede di tutto ad ogni singola curva, perché le posizioni possono veramente cambiare nell'arco di 3 nanosecondi. E a me stanno toccando tutte monete, dannazione. Vabbè, io ci provo, l'ho sprecato qui, ma va bene, risprechiamone un altro, giusto per soddisfazione personale. Ho buttato via il turbo, lo spagnolo malefico, mamma mia, mamma mia. Attenzione Ale, attenzione, perché gli dietro vedo lingue di fuoco che arrivano come poche. Uno fermo lì in basso, e l'ho preso pieno prima, ok, proviamo a tirarglielo. Preso pieno, incredibile, incredibile, ho l'occasione per allungare un attimo. Però... purtroppo mi vengono solo monete, niente protezioni. Questo potrebbe essere un guaio. Vediamo un po' se nel frattempo riusciamo magari a gestire la cosa. Yes, una protezione, manca più un giro. Attenzione, attenzione. Se non arrivano gusci blu potremmo anche pensare di gestirla la situazione. È che dietro ho visto arrivare uno con la stella, ma gli è andata via. Quindi vai, se non hanno turbo l'abbiamo vinta. No! Sì, ok, ok, mi sono visto passare accanto un pallottolo pillo, ho detto no, no, non poteva essere così. Grande vittoria, grandissima vittoria questa, grande Schello Bowser. Ci devono essere stati problemi di rete per alcuni, perché come vedete ce ne sono due bloccati, mentre gli altri hanno continuato bene con la loro partita. Comunque grandissima vittoria di Schello Bowser, fai così. Siamo nel Tubirinto Piranha, cambiata un po' gente, cambiato un po' tutto, partito malissimo, perché mentre parlo mi dimentico di caricare appunto l'acceleratore.
al 2 e quindi parto sempre male. Vabbè, dettagli, tanto Mario Kart non è che la partenza sia decisamente proprio fondamentale. A parte se non parti davanti, in quel caso allora lo può diventare, ma altrimenti non lo è molto. Io intanto provo a disintegrare un po', dice... Ah, mi sono visto arrivare davanti in the face un guscio verde che non era bellissimo, francamente. Comunque, siamo vivi, l'importante è questo. Qui provo a tirare un bel turbo che ci può stare in questa zona. Ok, così, mamma mia. No! Ampi! Ampi maledetto! No! Perché non ce l'ha fatta ad andare sopra? Quanto ci è mancato che non prendessi in faccia quel coso. Vai così, va bene, mi può andare bene. Abbiamo comunque scorciato leggerissimamente. Siamo quinti, stiamo facendo schifo. Vi giuro che... Ah, guscio rosso. No, è andata. Vi giuro che non ho capito per quale oscura ragione... A parte perché io sto continuando a mancare qualsiasi potenziamento utile. Non lo sto capendo. Però prima mi ha fatto una cosa... No. Ok, sì, buoni. Usiamo la vacca e sta stella che è meglio. Si sa mai. Scusi, dove va lei? Malefico. Preso sai, ah grande, abbiamo preso lo spagnolo, vai così, no! Potenziamento missato veramente di un attimo, qui non ho capito perché non siamo riusciti ad arrivare in alto prima, vi giuro. Ok, non ho preso la velocità massima, però in teoria non dovevo ritornare indietro in quel modo in pratica. Però va bene, d'accordo, d'accordo, l'importante è comunque essere più o meno vivi. Mamma mia, quella pianta piranha come la son vi, sta male! Stavolta anche il Goomba. Ok, preso. Giriamo, giriamo strettissimi. Ah, turbo, turbo, turbo per riprendere un po'. Perfetto, non abbiamo perso eccessivamente. Vai così, stavolta stiamo facendo schifo. Anche perché ho visto ci sono persone veramente ottime con punteggi assurdi in questo caso. Io provo a passargli vicino. Vai, passando di sotto mi sa che non ci prendono. E qui allora non ce la faremo mai ad arrivare in alto. No, invece stavolta ce l'abbiamo fatta. Per quale oscura ragione una cosa del genere? Io non la capisco! No, 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 no! Come ho fatto a passare da quarto a sesto? Non li ho neanche visti! Hanno preso la scorciatoia sicuramente, però io ne vedo solo uno davanti. Il secondo che scorciatoia ha fatto? Ha fatto 25.000 miglia al nanosecondo! Cos'era questa cosa? Vabbè, comunque, siamo andati abbastanza male, direi. Autostrada di Toad, in questo caso, sono partito troppo presto stavolta. Invece, ha fatto una partenzaccia uguale. È tosta chiacchierare, cercare di commentare, dire qualcosa di normale e poi anche fare la partenza buona. Non è così semplice come potrebbe sembrare. Io intanto qui sono riuscito a prendermi almeno un po' di velocità. Vediamo un po' se prendo anche questo. Vai il surf! Inutile perché non sono riuscito a saltarci sopra. Ma va bene a saltare dopo esserci po'. Mamma mia, passato sopra. Ok, sono riuscito a prendere se non altro un piccolo... No! Potenziamento! Todd mi dispiace. Ah! Sti camion, vedersi disprecciare davanti al viso non è bellissimo. Scusami Ampi, mi dispiace tantissimo. Io provo a lanciarla indietro perché sono sicuro che c'era qualcuno. Infatti c'era qualcuno, è un italiano, dai, non lo tocco. Tanto lui mi disintegrerà, già me lo sento. Però io provo a non dargli fastidio, dai, tentiamola così. Vediamo un po' qui se riusciamo a toglierci di mezzo Ampi. E anche quasi lui. Quel guscio verde è mio. Vediamo un po' se riesco a prenderlo nel viso. Via di qui prima che... Ah, no! L'autobus. Rischio frontale con un autobus. Mamma mia, la disgrazia. Vediamo un po'. Ne prenderò qualcuno. Sì, ma hanno un turbo loro. E sanno come usarlo. Quindi è un po' un problema. Ah, un po' un problema. Vai, vai. No! Non sono riuscito a prendere Maxic. Peccato. Peccato, qui gestiamo la situazione cercando di allargarla. Ah, e non prendere la macchina, Ale, però. Perché sennò è un po' inutile. No, scusa. C'era un italiano, non volevo disturbarlo. Però Baro, allora ti prendo anch'io, eh. Vabbè che ti chiami Baro, me lo dovevo aspettare. Però, insomma, dannazione. Gestiamo... Ma cos'è? C'è un po' di problemi di qualcuno. Perché ho visto solamente un potenziamento. Ah no, il fantasmino. Hanno il fantasmino, è vero. Non è problema di lag, è il fantasmino. Io sono talmente abituato a aver avuto per un'eternità dei problemi di lag che ormai li vedo anche dove non ci sono. È quello il guaio. Però vabbè, tentiamola così. Tentiamola così. No, ma dove andiamo? È l'autobus che aveva deciso di darci un passaggio per tornare al traguardo, però al contrario. Dai, questo è stato...
pessimo, ma molto molto divertente. Ok, allora con questo episodio di Mario Kart 8 Deluxe ci salutiamo qui. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!